Bella a tutti ragazzi, lo Xyuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Siamo arrivati alla sfida numero 2, quella dedicata al lancio della Regina degli Arcieri, uno dei nuovi campioni introdotti con l'aggiornamento di Clash. A parer mio è davvero fortissima, un'abilità incredibile, quella di poter diventare invisibile e velocizzare il proprio attacco. Oggi voglio farvi vedere un deck che ho trovato in rete che è davvero pesantissimo per l'avversario. Ogrider come attacco principale, supportato dal Drago Inferno e dalla Regina degli Arcieri, e poi il tutto condito con tre carte da difesa, anche se in realtà il Golem del Ghiaccio lo si può utilizzare in un modo che fra poco vedremo, Guardie e Tesla, e due spell, le frecce e la Gelo. Andiamo a vedere come si comporta nella sfida e provate ad utilizzarlo anche voi per vincere i premi. Contro Maradingio degli O-Town City. Apriamo con la Regina degli Arcieri a sinistra. Vediamo cosa fa lui. Una Fireball, così. Mia povera regina è stata fireballata di prepotenza. Voliamo. Voliamo con la combo, voliamo con la combo. E adesso sfruttiamo invece l'abilità della regina di diventare invisibile. Il boscaiolo, come vedete, non si è neanche accorto della sua presenza. Regina che può attaccare la torre, Drago Inferno che si è allacciato. E abbiamo fatto un attacco davvero molto interessante. 933 alla sua torre. Andiamo subito a difendere con Tesla e guardie. Perfetto, anche il fantasma è stato neutralizzato. Possiamo quindi ripartire. Attenzione. Una princess per lui. Togliamola. Non avevamo altre soluzioni per adesso. Possiamo recuperare tranquillamente l'Isir, in modo da capire come voglia attaccare lui. Counterare, poi ripartire. A meno che non siamo a 10 di Elisir. Ok, Drago Inferno anche per lui. Drago Inferno anche per me. Vediamo. Noi abbiamo una Gelo, quindi... servono assolutamente le guardie per andare a difendere. Possiamo utilizzare un attimo l'abilità della nostra Regina degli Arcieri. Lui va a utilizzare una Fireball. Io a questo punto partirei con uno Grider. È abbastanza incisivo. Infatti lui, giocando la Princess, non dovrebbe poter fare nulla. Utilizziamo l'abilità della Regina, che quindi va tranquillamente a tirare giù la torre di sinistra e poi via anche la Princess e può ripartire. Non credo di riuscire a utilizzare di nuovo l'abilità. Sarebbe incredibile farlo, non è stato purtroppo possibile. Va bene. Andiamo un attimo a tankare il suo... oddio. Il suo fantasma. Vabbè, qua c'è la Tesla che in realtà poi si attiva quando vede il fantasma. Peccato, ci ha fatto un po' di male. Era meglio evitare quello che è appena successo. Guardie. Pronta di nuovo la regina. Io qua andrei in difesa un attimino. Mentre sfrutterei appunto la possibilità di utilizzare la Poison. Un'altra Tesla eventualmente per togliere il drago. Andiamo a proteggerlo un attimo con il Golem del Ghiaccio. Qui ho bisogno che le guardie invece fermino l'attacco del fantasma. Il boscaiolo ci tira un paio di hit, ma non dovrebbe essere assolutamente un problema. Attenzione alla strega madre. Forza! Forza! Let's go! E il primo game è andato. Ma prima di andare avanti con il video, vi ricordo che siamo nella settimana di prova Level Up. Con il codice Xyuderone avrete il 15% di sconto sull'acquisto di ogni prodotto. Un gaming booster con pochissimo zucchero e tanta energia. Da provare per tutti i gusti, le qualità sono tantissime. Io personalmente adoro il Galaxy e il Burning Feeder. Mi raccomando ragazzi, link qua sotto in descrizione, codice Xyuderone, Level Up, fatto dai gamer per i gamer. Siamo contro Pernak dei Forumpoli. Una partenza morbida con il Drago Inferno. Lascerei andare il drago e mi preparerei alla difesa in realtà. Un Golem del Ghiaccio davanti senza troppi problemi. Vediamo se il drago mi aiuta in qualche modo. No, direi proprio di no.
Cerchiamo quindi un attimo. Oh, lui ha addirittura, ecco, l'orda di scheletri. È un po' scomoda, sinceramente. Siamo obbligati ovviamente a counterarla se non vogliamo subire troppi danni. Niente da fare. 2700 la sua torre in alto a destra. Noi siamo leggermente sotto di Elisir. Se lui se ne accorge potrebbe essere un problema. Ma sembra che anche lui non sia messo benissimo. Ha dovuto difendere Logredder. Quindi apre con il Giant. Continuiamo a recuperare. Continuiamo a recuperare. Aspettiamo di tornare full. Lasciamo tranquillamente entrare il gigante. Ora qui la domanda è... avrà un fulmine? Serve il tappo? Non dovrebbero esserci problemi per il drago inferno, che infatti si mangia il giant. E io qui tenterei la combo. Sotto con la gelo. Devastante questa gelo. 2 hit dello Grider. 3 hit dello Grider. 4 hit dello Grider. Devo dire che è stata assolutamente provvidenziale. Spostiamo un attimino l'attenzione delle truppe in centro. Intanto viene taggata un po' la Valchiria con la torre e le guardie. Guardie che si rivelano davvero god in difesa. E possiamo neutralizzare quindi l'ingresso anche della Valchiria. Di nuovo, gigante per lui. Sappiamo che ha una poison. Il più tardi possibile, Drago Inferno. Ok, Archer Queen ci sta. La giochiamo anche noi. In realtà facciamo il nostro classico attacco. Lui andrà con gli scheletrini. Io vado in predict. Ed è giusta la predict. Il problema è che il gigante è arrivato, ma abbiamo messo a ferro e fuoco entrambe le torri. Serve che tornino subito velocemente le... ai 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 ai, qua abbiamo subito un po', Serve il golem del ghiaccio che faccia un attimino... Ok, buone ancora le frecce, meglio di così non potevano andare, era ovvio il predict. Siamo riusciti a fare la torre e adesso attenzione perché lui avrà sicuramente la poison, noi dobbiamo fare solo difesa adesso. A 10, giù la Tesla. Drago, guardie sopra. Tappiamo tutto, dovremmo avercela fatta, ragazzi. Con calma, con calma. Ok. Let's go, let's go. Aveva comunque anche la torre di sinistra abbastanza danneggiata, quindi molto bene. Secondo game è andato alla grande. Intanto vi ricordo, ragazzi, se vi piacciono i miei video, di iscrivervi al canale. Mi raccomando, e lasciate un bel pollicione in su, dai. Ricompensa unica, ritira con 4 vittorie il libro delle carte epico. Questo è super comodo. Andiamo a fare un altro game per vedere di chiudere almeno la prima fase. Sandalo. Degli Accademia. Ciao. Ciao. Allora. Siamo molto tranquillamente con la regina. Vediamo cosa fa il sandalo. Guarda, con uno Grider. Cattivissimo. A questo punto io proteggerei la regina. Andrei anche con il suo attacco principale. Non farei altro personalmente. Lascerei che la regina attacchi un pochettino la sua torre in alto a sinistra. Bello fast, lui. Andiamo a difendere con le guardie. Siamo obbligati a togliere lo Grider. Molto interessante come gioca il deck. Molto, molto interessante. Molto interessante. Giù la mia tower. Ripartiamo. Peccato per la gelo che sì, fa un po' male, ma bisogna vedere se in realtà il Drago Inferno... qua una gelo sarebbe stata veramente god. Il Drago Inferno può fare un po' di male, lascia la torre a 1939. Ora lui ripartirà senz'altro con Logrider, ma non ha senso andare in predict. Anche perché lui ha consumato tanto per la difesa. Eccolo lì Logrider. Tappiamo un attimino il suo spirito del ghiaccio. Non possiamo avere fretta di ripartire. Non possiamo avere fretta di ripartire. Dobbiamo strutturarlo bene l'attacco. Drago Inferno sempre sulla sinistra. Lui sta ciclando, in poche parole. Sta giocando una specie di 2.6 con la regina. Vediamo se ci aiuta la regina. Fantastico! Bellissimo quel tronco in misclick.
Ti prego, ti prego. Invisibile, peccato. Peccato, peccato. Vediamo se riesce a ciclare di già. Ce la fa? Ce l'aveva già lì pronto. E quindi il cycle è assolutamente fattibile per lui. Difficile, difficile con questo deck tenere un 2.6. Siamo ormai arrivati alla fine. Noi sempre obbligati a gestirla in questo modo. Riusciamo a tankare bene il suo attacco, ma siamo dentro nel suo cycle. Quindi in realtà è abbastanza impossibile riuscire ad uscirne. Ci provo ugualmente. Lui dovrebbe giocarmi... Forza! Forza! Oddio! Ho esagerato con le frecce? Pensavo di essere sotto, in realtà. Non mi aspettavo una cosa del genere. Erroraccio di nuovo mio. Ok, Dan andava giocato. Ok, infatti, infatti ci sta. Lui va... Ok. Sinceramente non me lo aspettavo. Questa è una mega predicting Tesla. Non è un cycle come il suo, il mio. È difficilissimo farlo ciclare in questo modo. Porca vigliacca. Porca vigliacca. Lui riparte con log 100-100. Piuttosto glielo tiro verso la torre centrale. Fireball di nuovo. Ci sta. Bravo. Congela tutto. In qualche modo entriamo, ma facciamo fatica. Davvero interessante quel cannone. Giocata veramente intelligente la sua. Ci sta, ragazzi, quando uno cicla veloce. Cicla veloce, c'è poco da fare. Siamo ancora lì. Niente, queste sono semplicemente tirate a caso per cercare di fare qualcosa. Non è più possibile fare nulla. Non si possono ovviamente vincere tutte, ragazzi, ma il deck, come vedete, gira davvero alla grande. Io spero che vi sia piaciuto anche questo video di Clash Royale. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Se avete un consiglio sul deck, scrivetelo qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!